Pace e bene a tutti. Catechesis, seguendo la liturgia del giorno. Tempo di Pasqua, sesta settimana, martedì. Che bello vivere insieme, che bello vivere insieme a Gesù, Maria, nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Com'è bello vivere insieme con i santi apostoli quando anche vengono messi in prigione, ma proprio là dove il Signore li aveva mandati, in Macedonia, quella regione sopra la Grecia, a Filippi. Avevano predicato Gesù, il Vangelo, non loro stessi, eppure vengono a un certo punto cacciati, perseguitati, a un certo punto anche presi, e i magistrati ordinano che siano fustigati, fanno loro togliere i vestiti, poi li battono perché alla fine siano messi in prigione. La popolazione non sopporta quell'annuncio. I magistrati danno ordine al carceriere di metterli proprio in fondo alla prigione e lui li ferma tutti e due, San Paolo e Sila, là in quella prigione. Ma di notte, loro invece di lamentarsi, piangere, si mettono a cantare le lodi in onore del Signore. Siamo in piena mezzanotte. E si realizza uno strano fenomeno, un terremoto. La preghiera di lode è un terremoto, scuote non solo la terra, ma potremmo dire commuove il cuore di Dio. Cadono le catene, si aprono le porte della prigione. Quel povero carceriere, quando vede tutto questo, si vuole uccidere perché era stato incaricato di tenerli in prigione e pensa che tutti siano ormai fuggiti. Quando sente il grido di Paolo che dice: "Non ti fare del male", chiede un lume, si precipita, si inginocchia davanti a Paolo e Sila. "Signore, che cosa devo fare per essere salvo?" Comprende che c'è una grazia di salvezza mentre le catene cadono, e Paolo subito dice: "Credi, credi nel Signore Gesù, tu e la tua famiglia." E viene annunciato il Vangelo e viene battezzato lui, il carceriere, e la sua famiglia. E c'è tanta gioia, li fa salire, dà loro la cena, cura le loro piaghe. Ecco, è la gioia della fede, dell'amore. E con la fede giunge l'amore nel cuore e tutti si sentono fratelli nel regno di Dio, nella famiglia di Dio. Che bella questa conquista della lode di Dio. Ecco, il Signore chiede agli apostoli di vivere loro la passione, perché quelle sofferenze, quelle battiture erano per ricordare e vivere la passione di Gesù. Ma la parola principale che viene pronunciata in tutte le due letture, anche nel Vangelo, è appunto questa: credere. Questo carceriere ha creduto ed è stato salvato dal Signore. Nel Vangelo Gesù dice agli apostoli, durante l'ultima cena, che lui se ne deve andare, lasciare questa situazione del tempo per far giungere a noi lo Spirito Santo attraverso la passione, morte e risurrezione. Giunge a noi lo Spirito Santo, lo Spirito della vita, la vita nuova, la vita divina, la vita in Dio, la vita come ce l'ha Gesù, Figlio di Dio, viene trasmessa a noi così, tramite il mistero pasquale, passione, morte e risurrezione di Gesù.
Gesù. Allora si deve completare con la Pentecoste, che è fusione di Spirito Santo. E lo Spirito Santo giudicherà il mondo. Sì, dice Gesù, giudicherà il mondo quanto al peccato. E qual è il peccato? Il peccato più grave è non credere. Ecco, credere e non credere. L'uomo può e deve credere in Dio. Crede in tante altre cose sbagliate le volte, come oroscopi e fantasie strane, perfino tendenze demoniache, gli spiriti del male. Perché non credere in Dio che ci parla? Il peccato è questo: non aver creduto, non credere, mentre è nei doni di Dio la fede in noi per essere esercitati in modo sublime verso Dio stesso. Credere in Dio. E noi lo diciamo nel credo: credo in un solo Dio, credo in Gesù suo Figlio, credo nello Spirito Santo, credo la Chiesa, fede. E poi lo Spirito Santo accuserà il mondo per quanto riguarda la giustizia. Che cos'è la giustizia? La santità. Se uno non crede in Gesù, non può vivere in Lui e quindi nel Padre, nell'amore. E infine lo Spirito Santo darà giudizio sullo spirito del male, il principe di questo mondo, perché è stato già condannato, si è condannato da solo e ormai eternamente dannato. E guai a chi volesse seguire il male e il maligno. Ecco, noi siamo sotto un duplice giudizio. Allora i magistrati credettero di giudicare Paolo e Sila, e invece Dio li giustifica e salva. Il mondo crede di giudicare noi tutti, il cristianesimo oggi soprattutto si vuole sopprimere ogni resto di cristianesimo. È impossibile perché la vita cristiana è vita in Dio, è un'istituzione divina e non è possibile affondare la nave di Pietro, la nave dove c'è Gesù e dove si raggiunge subito l'altra sponda, l'eternità. Oggi tante cose vanno contro Gesù, ma il giudizio definitivo sarà questo, nella potenza dello Spirito Santo, non aver creduto in Gesù e quindi nel Padre, nella potenza dello Spirito Santo, non aver creduto nella giustizia, nella santità che Dio ci offre vivere con Lui. Non aver creduto che il male verrà giudicato severamente. Vergine madre, vergine della fede, piena di luce, donna vestita di sole, che bello. La donna ama sempre vestirsi molto bene. Quando Maria appare è bellissima, è vestita di sole, i suoi occhi, il suo cuore, tutto il suo essere, anima e corpo splendono della luce divina. È intrisa di Dio, come del resto ciascuno di noi, per grazia del battesimo, per la fede, nella speranza della vita eterna, di abbracciare Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, abbracciare lei e abbracciare tutte le sante e i santi di Dio in cielo. Per questo desiderio, che crediamo presto per tutti appagato nei cieli, scenda la benedizione su noi tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E l'abbraccio, la benedizione della Vergine Madre, che è benedizione divina. Pace e bene a tutti.